Ben ritrovati cari amici di Xtreme Hardware. Qualche settimana fa vi abbiamo proposto la prima parte di recensione relativa alle schede madri ROG Crossair 8 Formula e Strix X570 e Gaming, ovviamente due schede madri dotate di chipset X570 rivolte ai nuovi processori AMD Ryzen della serie 3000. Potete trovare questo video, quindi la prima parte di questa recensione, in fondo a questo video oppure nel link che troverete in descrizione. Finalmente ci è arrivato un processore AMD, il 3007X per la precisione. Abbiamo avuto modo di montare le schede e testarle. Guarderemo in ordine in primis il BIOS, com'è fatto il BIOS di queste schede madre. Sono entrambe ROG e il BIOS è praticamente uguale per entrambe le schede, cambia solamente qualche piccolo settaggio che piuttosto che essere in un menu magari è in un altro, ma per il resto sono assolutamente identiche, si può dire. E andremo a vedere dopo appunto la parte del BIOS come si comportano in overclock e faremo due considerazioni per quanto riguarda le performance e se conviene comprare una scheda piuttosto che l'altra. E parleremo anche un attimo del prezzo di questi prodotti. Adesso vi lascio al BIOS. Eccoci dunque all'interno del BIOS ROG. In questo caso stiamo utilizzando una Strix X570i Gaming, ma il BIOS è assolutamente simile anche per quanto riguarda le altre schede madri della famiglia ROG, come ad esempio appunto la Crossair 8 Formula. Cambiano soltanto il posizionamento di poche voci che piuttosto che essere in un menu sono in un altro. Abbiamo le impostazioni at default, esattamente come quando comprate la scheda. Abbiamo due possibilità di visualizzare il BIOS, quindi le Z-Mode e usando il tasto F7 passare all'Advanced Mode, che andremo a vedere tra poco. Nelle Z-Mode abbiamo le informazioni qui in alto per quanto riguarda appunto la scheda madre e il processore installato, con la frequenza del processore e l'ammontare di memoria con la frequenza della memoria installata, la temperatura del processore e il voltaggio impostato automaticamente del processore. Come potete vedere è 1.46, è un valore assolutamente esagerato per quanto riguarda questi processori. Abbiamo le altre informazioni appunto sulla RAM, sullo storage. Qua in basso possiamo vedere il funzionamento delle ventole installate e la curva della velocità delle ventole in base alla temperatura rilevata. Abbiamo la possibilità di andare a impostare l'overclock automatico delle memorie con il DOCP, che è un po' come l'XMP. C'è profilo 1 che ad esempio ci va a impostare le memorie a 3600 MHz, perché sono delle memorie da 3600 MHz, e qua ci dice che l'FCLK converrebbe non portarlo oltre i 1800 MHz, sta parlando di interconnessione, e un eventuale overvoltaggio del SOC, che è appunto quel valore di voltaggio che va a toccare l'interconnessione, un eventuale overclock può portare ad una instabilità di sistema. Adesso noi lo come potete vedere ha portato le memorie a 3600 impostando dei timings automatici. Noi adesso lo riportiamo sul disabilitato un secondo. Possiamo andare a modificare il QFAN. Questa cosa qui la potete fare anche premendo il tasto F6. Abbiamo la curva appunto di funzionamento della velocità della ventola in base alla temperatura registrata. Possiamo ad esempio buttare tutto su full speed e le ventole partiranno a razzo al massimo, e lo potete fare su tutti i sensori e tutte le ventole che ci sono. E nella parte destra abbiamo la possibilità di modificare ovviamente il boot priority, quindi l'ordine di boot, eccetera. Passiamo alla modalità avanzata, che è quella che ci interessa di più, premendo il tasto F7. Allora, la voce My Favorites è sostanzialmente racchiude le funzioni che andate a toccare più spesso all'interno
del BIOS, in questo caso per noi abbiamo memory frequency, il voltaggio di CPU e RAM, perché abbiamo effettuato overclock 1000 volte, quindi ovviamente va a toccare, è andato a registrarsi questi dati. Nel main abbiamo le informazioni di sistema, del BIOS, possiamo cambiare lingua e data e quant'altro. I tweaker, che è assolutamente la parte più interessante di questo BIOS. Ora tutto in automatico, perché è l'impostazione di default che il sistema ci dà. In questo caso abbiamo le memorie impostate a 2133 MHz, che è il valore minimo che imposta. Il performance enhancer è su auto e questa funzione permette, come ci dice nella parte bassa il BIOS, di mantenere il boost del sistema, del processore, più a lungo per aumentare le performance. Anche l'interconnessione FCLK è su auto ed è tutto impostato ovviamente in maniera automatica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il sistema, perché se noi entriamo anche nel menu Precision Boost ed è su auto, potrebbe già effettuare automaticamente un overclock, un po' come preferisce lui, in base alle tensioni, ai voltaggi del processore, ai voltaggi e alle tensioni della scheda madre, che eroga la scheda madre, e alla temperatura del processore. Torniamo un attimo indietro. Ovviamente c'è il menu relativo ai timing delle RAM e tutti i vari voltaggi relativi al sistema. Nella parte advanced abbiamo ulteriori sottomenu, che sono quelli che troviamo poi in tutte praticamente le varie i vari BIOS che ci sono in circolazione, quindi altre impostazioni relative alla CPU. Ad esempio c'è la possibilità di abilitare o disabilitare l'SMT, che è praticamente il multithread del processore, quindi in questo caso, essendo un 8 core 16 thread, diventerebbe 8 core 8 thread. Abbassa la temperatura, ci ha permesso di salire un pelo di frequenza, ma ovviamente non si hanno benefici, anche perché la frequenza che abbiamo raggiunto è di appena 4400 MHz, quindi non ne valeva la pena. Questo menu ad esempio nella Crosshair Formula lo troviamo direttamente nell'iTweaker, qui sotto il CPU Core Ratio, se non mi ricordo male. Tornando in Advanced, appunto, ci sono le varie altre impostazioni per quanto riguarda la CPU. Abbiamo le impostazioni del SATA, la funzione del PCI Express, se farlo funzionare a 16x, 8x e quant'altro, le cose sulla le impostazioni sulla USB, eccetera. E poi c'è nuovamente un menu AMD overclocking, che in primis ci avvisa di un possibile danno, eccetera eccetera. Se noi accettiamo, possiamo andare a modificare quello che è appunto la frequenza, i timings della RAM, l'impostazione di Infinity Fabric Frequency, che è l'interconnessione, e quindi l'FCLK che abbiamo già visto prima, e i vari voltaggi. Praticamente va a riprendere quello che fa l'AI Tweaker. Abbiamo poi ovviamente il menu monitor, dove vediamo le varie temperature e la velocità delle ventole, il menu boot, cose che conosciamo già, quindi l'ordine di boot e quant'altro, tool per flashare il BIOS oppure salvare i vari profili, e poi c'è ovviamente exit, che appunto ci fa salvare e uscire. Abbiamo dunque dato uno sguardo al BIOS presente in queste due schede madri. Come già detto, sono praticamente uguali sotto questo punto di vista. Parliamo un secondo di overclock. Allora, l'overclock per quanto riguarda schede di questa fascia è un aspetto assolutamente fondamentale, soprattutto per gli utenti che vanno a scegliere dei prodotti di questo livello. Ci sono delle limitazioni, le limitazioni però purtroppo non sono date da la scheda, ma proprio dai processori AMD in sé, che hanno difficoltà a salire di frequenza e a rimanere stabili. Possiamo effettuare un overclock automatico tramite la funzione F11 all'interno del BIOS, dove il sistema chiede che tipo di overclock vogliamo fare, che tipo di utilizzo vogliamo fare del nostro sistema. Nel nostro caso abbiamo provato a mettere un utilizzo da gamer, e una volta chiestoci dal sistema che tipo di dissipazione
abbiamo a disposizione, nel nostro caso il Ryujin 240, quindi una dissipazione a liquido, ci ha dato un margine di crescita dell'11% per quanto riguarda la CPU. Abbiamo anche la possibilità di effettuare un overclock manuale e in questo caso ovviamente dobbiamo andare a impostare nell'Extreme Tweaker dei profili manuali, andando a scegliere il moltiplicatore che vogliamo. Nel nostro caso siamo arrivati con la Crosshair 8 formula al massimo a 43 di moltiplicatore, con un voltaggio impostato a 1,36. Oltre questa frequenza non siamo riusciti ad andare, il sistema è assolutamente instabile oltre questa frequenza, e già a questa frequenza con questo V-Core abbiamo notato delle temperature che sono, per il nostro punto di vista, assolutamente esagerate. Abbiamo benchato con Cinebench, abbiamo raggiunto gli 83 gradi circa, un'oscillazione tra gli 82 e gli 85 gradi, che a nostro avviso è assolutamente esagerata. Ok, il caldo dell'estate, una cosa e l'altra, però sinceramente per dei processori che partono da 3600 ma che in turbo, in boost scusate, arrivano a 4,4, è un risultato abbastanza basso, detto sinceramente, ma questo è un limite che hanno proprio le CPU. Le schede madri permettono, con un milione di parametri, di andare a appunto settare in maniera certosina tutto quanto, però più di un tot noi non siamo riusciti a salire. Abbiamo impostato anche i 4,4 volendo, ma non era assolutamente possibile benchare, e le temperature appunto schizzano alle stelle. Con la Strix il discorso è molto simile, non abbiamo raggiunto i 4,3 GHz, ci siamo fermati a 4275, quindi 25 Hertz di differenza, con un V-Core più alto. Quindi per quanto riguarda l'overclock manuale, la Crosshair formula è leggermente più stabile e permette un V-Core leggermente più basso, quindi un voltaggio leggermente più basso, però si sta parlando di differenze veramente minime per delle performance che non cambiano assolutamente la vita. Stiamo parlando di un overclock che a nostro avviso conviene non fare assolutamente. Conviene non fare assolutamente, a parte per un discorso di temperature, ma anche perché abilitando il Precision Boost, quindi il PBO, e andando a impostare manualmente quelli che sono i limiti del Precision Boost, quindi il limite per quanto riguarda le tensioni massime ovviamente in override di CPU, le temperature e la tensione erogata dalla scheda madre, noi nel nostro caso abbiamo impostato tutto a 1000, quindi abbiamo praticamente tolto i paletti alle schede madri, e impostando un override di 200 MHz massimo automatico, in sostanza abbiamo rilevato esattamente gli stessi benefici, ma con una gestione del boost che, appunto, avendo un override di 200 MHz, arriva a un massimo di 4,6 GHz, che peraltro non abbiamo mai visto, non abbiamo mai registrato, manco i 4,5. Ha comunque dato delle performance assolutamente identiche all'overclock manuale a 4,3 GHz, ovviamente su tutti i core, con la differenza che ovviamente col Precision Boost attivo e con il level 3 overclock del Performance Enhancer, che è una funzione che trovate nell'Extreme Tweaker all'interno del BIOS, impostando level 3 di questa funzione, il sistema gestisce la frequenza in base al carico come meglio crede. Il Performance Enhancer non è nient'altro che una funzione che permette di mantenere più a lungo le frequenze in boost del sistema, e il level 3 tra parentesi porta la scritta OC, quindi overclock. Sostanzialmente il sistema ci sta dicendo che mantenere a lungo le frequenze di boost equivale ad effettuare l'overclock di sistema. Quindi nel nostro caso Precision Boost più
questa funzione di appunto performance enhancer impostata su level 3 ci ha dato dei benefici paragonabili a per quanto riguarda i risultati dei bench a quelli effettuati con un overclock manuale, con la differenza che le temperature non arrivano a 80 e spingi gradi e il sistema è decisamente più stabile. Quindi il consiglio è quello di su entrambe le schede effettuare un overclock automatico tramite il PBO. Esattamente la stessa cosa l'aveva anche annunciata AMD, che ha appunto dichiarato di aver tirato già il collo, diciamo, ai propri processori, che quindi il margine di overclock sarebbe stato veramente minimo. Anche AMD stessa ha appunto detto di rivolgere la propria attenzione, se volessimo aumentare le performance, a frequenze e timings delle RAM in concomitanza con l'interconnessione. In questo caso abbiamo notato dei benefici aumentando la frequenza della RAM e ancora di più abbassando i timings delle memorie RAM in accoppiata con appunto l'interconnessione e il parametro FCLK, che è all'interno sempre dell'Extreme Tweaker, che è impostato a uno sulla RAM, nel nostro caso a 3600 MHz la RAM, l'FCLK a 1800 MHz, perché ovviamente la RAM è 1800x2. Gli stessi sistemi, entrambe le schede ci avvertono che il sistema rimane stabile fino a un FCLK di pari a 1800 MHz. Abbiamo provato a tirare di più sia le RAM sia appunto l'interconnessione. La RAM è riuscita a salire di frequenza, ma l'interconnessione non è riuscita a stargli dietro. In questo caso abbiamo anche provato ad effettuare un overvolt sul SOC di veramente pochissimo, era già impostato a 1.1, abbiamo portato a 1.2, ma non c'è stato verso di tenere l'interconnessione a un valore superiore ai 1800 MHz. Quindi tutto questo discorso per arrivare a una semplice conclusione. Con queste schede, cioè entrambe le schede permettono di effettuare overclock, però purtroppo i processori non si vogliono far overclockare e quindi sotto questo punto di vista potrei consigliare la Corsair 8 Formula solo ed esclusivamente se volete fare un overclock estremo, magari con raffreddamenti estremi, per raggiungere dei livelli magari in competizione o quant'altro. Per il resto, con il Precision Boost attivo e il Performance Enhancer attivo, sono assolutamente identiche le performance che raggiungerete sia appunto in overclock che anche con le frequenze standard. Parliamo appunto di performance. Come ho appena detto, entrambe le schede dotate di X570 hanno le stesse identiche performance sia con il PBO attivo che PBO disattivo, quindi sia con il boost standard che con un precision boost in overclock. Come potete vedere dai vari grafici che appariranno qua da qualche parte, sotto questo punto di vista una scheda vale l'altra assolutamente, ed entrambe le schede ci hanno fatto registrare un incremento della velocità dell'SSD che abbiamo testato, un Kingston KC2000 in formato M2. È un SSD di generazione 3.0, entrambe le schede ovviamente dotate di generazione 4.0, ed evidentemente il nuovo formato 4.0 consente di sfruttare appieno la banda, ovviamente anche per quanto riguarda gli SSD 3.0. Abbiamo riscontrato un incremento di circa 200-250 MB al secondo in fase di lettura rispetto a una piattaforma Intel Z390 dotato ovviamente di PCI Express 3.0. Andiamo a parlare un attimo di prezzi, perché questo è l'aspetto che è fondamentale per quanto riguarda la scelta di questi due prodotti. Noi nella nostra recensione scritta, che potete trovare qui in descrizione, abbiamo dato 4 stelle e mezzo gold
ad entrambi i prodotti per due ragioni differenti. La Crossair 8 formula è indicata per coloro che non vogliono assolutamente compromessi, vogliono il top di quello che si possa trovare adesso in commercio, e magari coloro che vogliono appunto effettuare un overclock estremo con magari anche azoto o quant'altro, anche se secondo noi è sconsigliato. Comunque è dotata di Live Dash, quindi schermino per appunto monitorare le temperature, il voltaggio, la frequenza e quant'altro. È dotato di LAN 5 gigabit, ha delle porte USB differenti rispetto alla Strix, però costa 530 euro, che è il costo più basso, il prezzo più basso che abbiamo trovato in rete. Il prezzo medio che si trova adesso intorno ai 630-640 euro, che non è assolutamente poco. La Strix ha preso lo stesso identico risultato per una semplice motivazione. Ok, non ha 5 gigabit di LAN, c'ha la 2,5, non ha lo schermino Live Dash che ci dà le informazioni e quant'altro. Per quanto riguarda l'overclock, raggiunge un valore leggerissimamente inferiore con dei voltaggi leggermente più alti, però come già detto si parla di temperature elevate, instabilità fino a un certo punto, quindi è comunque sconsigliabile effettuare l'overclock manuale su processori AMD al momento. Magari poi usciranno dei BIOS aggiornati e la musica cambierà, però costa 293 euro al prezzo più basso che abbiamo trovato, e quindi stiamo parlando di un range di, mettiamo, 200 euro, pensando di comprare questa a 530, sono 230 euro in meno, che non sono affatto poco, sono 200 euro che potreste ad esempio investire in RAM che hanno timings più bassi o frequenze più alte, che abbiamo visto avere un impatto superiore per quanto riguarda le performance rispetto a un overclock manuale del processore. Detto questo, per quanto riguarda queste schede madri è tutto. Arriverà la recensione più avanti di un'altra scheda madre di Asus, ma della famiglia TUF. Arriverà anche la recensione ovviamente dell'AMD 3700X, e parleremo nuovamente di overclock per quanto riguarda quel processore. Vi lascio alla recensione completa che trovate in descrizione. Seguiteci qui su YouTube e in particolar modo anche su Instagram, dove arriveranno dei giveaway per voi. Per adesso da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware è tutto, un saluto, ciao ciao.